Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della chiocciola Anentome Helena, o cosiddetta anche Clea Helena oppure Lumaca Killer. L'Anentome Helena è un gasteropode che deriva dalla famiglia dei Buccinidae. Lo possiamo trovare nel sud-est asiatico, come l'isola di Sumatra, in Thailandia o in Malaysia. Noi di Aquascaping Lab abbiamo ritenuto importante parlarvi di questo animale poiché per noi rappresenta uno dei metodi più naturali ed efficaci per risolvere il problema delle infestazioni dai parassiti, come chioccioline, Planorbis, che generalmente si formano o comunque che introduciamo per mezzo di piante o altri arredi e poi infestano tutto l'acquario riproducendosi in numeri grandissimi. Un'altra cosa molto importante da tener conto che riguarda questa lumaca è che, a differenza di molti altri gasteropodi, non è infestante, ovvero non si riprodurrà in modo esponenziale come le altre. Quindi, dopo averne inserite 4-5 esemplari, più o meno rimarranno quelli lì. La lumaca assassina è disposta di un piede mobile molto ampio. Si muove velocemente e lo usa per immobilizzare le prede. Possiede un guscio abbastanza allungato, con bande chiare e scure. Generalmente sono color giallo e color nero. È priva di operculo e dispone di due sifoni. Quello che noi generalmente vediamo, un po' più lungo, è quello olfattivo. L'altro sifone non viene visto normalmente, ma solo quando preda. Viene utilizzato per iniettare una sostanza velenosa che uccide e scioglie i tessuti che poi dovrà mangiare. È un animale che non necessita di molto spazio vitale. La nostra esperienza ci dice che bastano più o meno 3 o 4, anche 5 esemplari per un acquario di 100 litri e il loro effetto sarà molto efficace. Questo gasteropode non presenta molto dimorfismo fra maschi e femmine e sarà molto difficile notare le differenze. La riproduzione la noteremo perché vedremo attaccarsi appunto due esemplari e resteranno attaccati all'incirca 8-12 ore. Essendo un animale carnivoro, non vi preoccupate se finirà tutti i parassiti presenti in acquario, poiché inizierà a mangiare residui di cibo che lascerete sul fondo, oppure piccoli cadaveri o comunque altre cose come materiale di scarto di forme di vita più superiori come pesci. Raggiunge le dimensioni massime di 2 cm, la vedrete spostarsi sul fondo o sui vetri o comunque sugli arredi. Il range della temperatura ideale è da 18 a 28, il range del pH da 6,5 a 8 e invece il range del GH da 8 a 20. Il prezzo all'acquisto è molto abbordabile, dipende da acquarista a acquarista, ma si aggira intorno ai 3-4 euro a esemplare e noi riteniamo che sia una scelta molto efficace se avete bisogno di una disinfestazione. Se per voi non sarà abbastanza efficace l'immissione di queste chiocciole killer in acquario, vi rimandiamo a questo video, dove sarà spiegato appunto la disinfestazione, come farla e tutti i vari metodi chimici e meccanici. Se invece volete sapere altre informazioni su altri tipi di chiocciole, per esempio le military helmet che servono per eliminare le alghe, vi rimando a questo video. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare invece sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti consiglio di commentare qua sotto per ulteriori informazioni, cliccare mi piace e iscriviti al nostro canale per tutte le news.